Allora, siamo con Giovanni Orionese, allenatore di questa Bittese, sconfitta a Oliena 3-1, stato finale. Giovanni, un giudizio sulla prestazione della squadra. Prestazione non certo di livello. Abbiamo perso anche con una diretta concorrente, quindi abbiamo fatto in modo che la Corradi si riavvicinasse. Sul pareggio potevamo chiudere noi la partita, invece abbiamo regalato un rigore e poi un altro errore difensivo e loro l'hanno chiusa. Cosa non ti è piaciuto del comportamento della squadra? L'atteggiamento della squadra non mi è piaciuto, non ho notato quella determinazione che in certe partite serve. Peccato. Ecco, tu hai preso la Bittese l'anno scorso, in questi due anni insomma il bilancio comunque positivo, state cercando di riportare la Bittese ai livelli in cui tu l'avevi lasciata in eccellenza. Io l'avevo lasciata in promozione, non in eccellenza. Comunque, no, stiamo cercando di lavorare con i ragazzi locali, siamo tutti locali, abbiamo un'ottima squadra, ecco, a parte il discorso di oggi, poi ci sono le partite in cui va bene, in cui va male, però stiamo cercando anche di far crescere i ragazzi del posto, sono molti 2000 che hanno già giocato, hanno già esordito e giocato anche ai titolari spesso e volentieri, quindi il discorso è quello e poi tutto quello che viene ce lo prendiamo. Adesso siamo secondo posto, cercheremo di tenercelo, che Luogo Santo dovrebbe aver perso, quindi non è cambiato niente a parte il fatto che si è riavvicinato alla Corrasi. Porto Rotondo sembra avere una marcia in più. Sì, no, ma anche come organico il Porto Rotondo ha qualcosa in più. Un organico fatto, già organizzato per vincere il campionato, infatti. Lo sto facendo, certo. Lo sto facendo, fra un po' ci doppiano, e quindi sono fuori classifica. Benissimo Giovanni, noi ti ringraziamo, comunque complimenti a te per il lavoro che stai facendo a Bitti. Grazie. E in bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie mille, crepi il lupo.